campagna. E poi scusami, ma non ne potevo più, ero preoccupata per te. Lo sai che ti dico? La prossima volta fai a meno di dirmi dove vai, perché tanto a me non me ne importa niente. Maria, ma è possibile che tu non si può mai lavorare in pace? Non riesco mai una volta a rubare in santa pace. Adesso ricomincia, porello, fai il martire. C'è tanta gente che ruba, che rapina, anche a mano armata, e non fa tutte le storie che fai tu. Meno male che non fai il furto con raggiro e truffa, altrimenti povera me. Maria! Egoista, egoista che non sei altro! La prossima volta che andrò a lavorare, lo sai io che faccio? Esco con le amiche, me ne vado al cinema, anzi no, a ballare. E quando tu andrai in prigione, brutto vedente, perché tu andrai in prigione, non verrò neanche a portarti le arance, capito? Pronto? Pronto? Ah, meno male, hai riattaccato. Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì. Ancora una volta. Pronto? Amore? Ah, sei ancora tu? Sì, sono io, amore. Volevo scusarmi per prima, sono stata brusca, ma ero tanto preoccupata. Va bene, ti ho perdonato. Mi hai perdonata? Sì. Davvero? Sì. Amore, è vero che me lo porti un regaluccio? Che cosa? Un regaluccio, amore, me lo porti sempre quando facciamo la pace. Perché se non mi porti il regaluccio vuol dire che non abbiamo fatto la pace. E se non abbiamo fatto la pace vuol dire che dovrò continuare a telefonarti. E se dovrò continuare a telefonarti vuol dire che non riuscirai a fare bene il tuo lavoro. E se non riuscirai a fare bene il tuo lavoro... Maria! Va bene, ti porto il regaluccio. Grazie, amore, non ti chiedo niente di che. Una cosa piccola piccola, magari un frigorifero. Sì, un frigorifero! Una cosa piccola piccola! Un frigorifero! Anzi no, una cosa ancora più piccola, una lavastoviglie, l'ho sempre desiderata. Senti, la cucina completa, no? Ho cambiato idea, vengo io a scegliermelo. Ho sempre sognato di entrare in una casa signorile. I mobili, i quadri, la moquette. E che colore è la moquette? La moquette è marrone. Ma che mi fa dire pure il colore della moquette? Senti Maria, al regaluccio ci penso io. Adesso riattacca la cornetta e lasciami lavorare, va. Ah, ora non hai neanche più voglia di parlare con tua moglie? Va bene Maria, senti, adesso io riattacco la cornetta. Almeno un bacino? Va bene. Mi vuoi bene? Tanto. Ma tanto, tanto, tanto? Tanto, tanto, tanto. Ma adesso riattacca sta cornetta. Va bene, prima tu però. Va bene, prima io. Ciao. Il regaluccio? Meno male, hai riattaccato. Un disastro. Allora, che stavo facendo? Dove eravamo rimasti? Ah sì, è l'argenteria. Oddio, c'è la giacca in salotto, sarà tornata tua moglie. Ma che tornata mia moglie, dai. L'avrò lasciata accesa io. Insomma, ho trovato la soluzione ai nostri problemi. Sparati!
sparati. Mi devo sparare? Sì, sparati. Vabbè, mi sparo. Salverò il tuo onore. No, aspetta! Prima devi togliere la figura. Adesso ti puoi sparare. Ah, adesso posso. E dai, mica vorrei farti trovare ancora qua quando sarà, quando ci sarà tua moglie. Che dolore! Buonasera! Buonasera! Scusate, non aveste per caso una moment, una cibalgina? Ho un fortissimo mal di testa! Ma lei chi è? Cosa ci faceva là dentro? Io sono il marito, cioè perché prima mia moglie ha telefonato e sono la moglie di mio marito! Scusi? Cioè comunque lei lo spione, quello che sa tutto di noi, quello che vuole rovinarci? Ma no, rovinarvi! Io volevo soltanto rubarvi. Stia zitto! Ecco, facciamo così. Spariamo a lui. Lei non può spararmi. Perché io non scappo e quindi lei non può spararmi. Perché secondo l'articolo 127 del codice penale, se lei spara può sparare in aria. Perché se mi spara addosso diventa omicidio premeditato. E semmai chiamiamo la polizia e si risolve tutto. Certo, furbo lui. Chiamiamo la polizia. Così la polizia viene qui, costata l'adulterio, e lei si prende il premio da mia moglie. Ma io neanche la conosco sua moglie. Eh sì, certo, lui non conosce tua moglie. Ora ti prego, sparagli perché non lo sopporto più. E basta, adesso mi avete stancato. Ma che fa? Prima mi tenete 3 ore dentro la chiata falco. Poi questa mi vuole sparare. No. Io non ho scelto niente. Non ho combinato niente. Io passavo di qui per caso. Non mi può sparare comunque. Senti, facciamo così, ammazziamolo subito così lo leviamo dalla circolazione. Ma guardi, allora potremmo fare in questa maniera. Se riuscissimo. Sì, certo, così sbifferà tutto e poi siamo fregati. Ma no, guardi, parola d'onore, io non spiffero e non ne sarei capace, guardi. E vede, non so spifferare. Però potremmo, per esempio, ferirlo gravemente. Se riuscissimo a colpirlo un determinato nervo, per esempio qui, il signore verrebbe colpito da paralisi acuta, cecità permanente, sudorazione precoce, alito cattivo e nella notte emetterebbe gli strani ululati. Ma che impazzita! Ma che un mostro vuole farmi diventare! Signora mia, già stiamo incasinati abbastanza. Per cortesia, trovi una soluzione migliore. Beh, potremmo ubriacarlo. In fondo, chi crederebbe mai alla testimonianza di un ubriaco? Sì, ubriacarmi potrebbe andare. Però gradirei del vino rosso, perché quello bianco mi fa acidità. Certo, vino rosso, vino bianco. Oh, ma che te credi da sta a una festa? Senti amore, prendi 2 whisky che ci penso io, dai. A me il whisky non va, sa di petrolio. Guardi, questo non sa di petrolio, è vero scozzese. Buono. Certo che è buono, 50 euro a bottiglia. E che problema c'è? Mi devo ubriacare, no? E allora me ne dai un altro, che se poi vi volete ubriacare anche voi, allora facciamo un'imbriacata generale. Se lo venisse a sapere mia moglie, che faccia farebbe? A proposito di mia moglie, ma che cosa l'avete detto prima al telefono per farla inviperire in modo tale che adesso non posso più neanche tornare a casa? Sentite, adesso voi due la chiamate al telefono e le spiegate tutto l'inghippo, va bene? Ma l'inghippo di che, io? E a me me lo dite. Prima mi devo imbriacare per qualcosa che non so e poi la devo trovare io la soluzione. Io so soltanto che mia moglie incazzata è. Certo, lui vuole un testimone. Avevi ragione tu, guarda, spariamogli e non pensiamoci più. No, basta, non ce la faccio più. Adesso mi avete stanchiato. Ma che fate? Questa prima
mi fate stare nascosto 3 ore in quel catafalco. Poi questa vuole farmi diventare un mostro. Poi mi devo imbriagare per qualcosa che non so. E adesso? Adesso vuole anche spararmi? No, sono io che sparo a voi. E non ce la faccio più. Trovate una soluzione. Ditemi cosa devo fare, altrimenti mia moglie mi ammazza. Pronto? Pronto? Maria, quante volte ti devo dire che non mi devi chiamare sul lavoro? Guardi che non è il telefono, è il citofono. Ah, ecco perché mi lasciava parlare. Chi è? Sono io, Anna, chi vuoi che sia? Ah, ciao amore, ma non ti aspettavo, cosa ci fai qui? Domanda a te cosa è successo, mi ha telefonato una pazza coprendomi di insulti. Vabbè, ma il mondo è pieno di pazzi, li incontriamo al supermercato, al cinema. Allo stadio. Allo stadio. In prigione. In prigione. Al citofono. Mi vuoi aprire o devo rimanere qui come una scema tutta la sera? No, ti apro, aspetta. Oh, sta tornando mia moglie, che gli raccontiamo? Ah, vi è piaciuta la bicicletta? E adesso pedalate, io me ne vado, ciao! No, fermo, dove vai? Se ci troviamo in questa situazione è per colpa tua, e adesso ce ne tiri fuori. Ma ammesso e non concesso che la colpa possa essere mia, ma mi spiegate adesso io che cosa potrei fare? Vediamo un po', cosa puoi fare? Puoi fare il marito di Assunta? Che cosa? Lui mio marito? Ma se nemmeno lo conosco! Sì, l'amore verrà dopo, dai! No, scusi lei, ma non aveva nient'altro da mettersi? Perché? È così? Non le piace? Beh, sai, io sono una donna di classe! Non posso mica avere un marito così! Ah, lei è una donna di classe! E io? Che sapevo che dovevo sposarmi proprio stasera? Comunque, se proprio ci tiene tanto, a casa ha un bellissimo vestitino, tutto a strisce bianche e nere, con un bel numeretto attaccato proprio qui. Che faccio? O lo porto? Domanda a te cosa sta succedendo? Niente cara, cosa vuoi che stia succedendo? Ma vieni, lascia che ti presenti il signore e la signora Cobacco. Cobianchi? Vabbè, sono due quindi Cobianchi. Ha fatto la battuta. Allora è lei che mi ha telefonato coprendomi di insulti. Io? No. Come no? È la telefonata che hai fatto prima. Pensavi che lui e lei stessero... Sì, certo. Scusi signora Sam, ma pensavo che tra lei e mio marito ci fosse una relazione. Però ora che la guardo mi rendo conto di come possa aver fatto un errore simile. E che vuoi dire? Che sono una cozza? No, per carità, non volevo dire questo. Però sa, mio marito ha il gusto per l'antiquariato e quindi... Va bene, comunque noi andiamo, è tardi, quindi arrivederla, è stato un piacere. Vuota, diglielo anche tu caro che possono restare. Ma io penso che i signori preferiscano restare, grazie. Andiamo cara, vi faccio vedere la sua camera, gliela rubo un attimo la sua signora. Ma tu che ti sei messo in testa? Che io ti faccio veramente giocare a pallone con la succa? Io che cosa mi sono messo in testa? Cioè siete stati voi che prima mi avete fatto ubriacare perché la sua amante doveva apparire come mia moglie e perché sua moglie non capisse che mia moglie in realtà era la sua amante. Io sono venuto qui a rubare in santa pace e non riesco a portare via neanche una sveglia scassata. Scusi se l'abbiamo disturbata durante il suo nobile lavoro. Allora rubi, su, rubi tutto, l'argenteria, via, veloce. E piano, una cosa alla volta. Ladron! Boom. Ma perché non scappi? Maria, sei la solita rompiscatole. Questo non mi sta sparando perché sto rubando. Mi sta sparando perché vuole che rubi. Ma come per rubare? Sì signora, perché preferisco che mi venga rubata tutta l'argenteria piuttosto che essere cornificato dalla mia amante. O meglio conosciuta come moglie di suo marito. Scusi, eh? Cornificato? Amante? Moglie? Maria brutta disgraziata, ammazzo prima te!
signora, sia calma, che se no qui ci sentono le altre due mogli di là e poi succede un macello. Oh, come mi dispiace! Dai, nascondiamola, veloce. Sono col tavolo, no, la finestra, no, no. Bianchi, piacere. Cosa? Un'altra moglie? Un'altra moglie? Sì, cara, lei sarebbe la prima moglie del signor Cobianchi e li ho sposati quando ancora lavoravo in municipio come vice sindaco. No, sarebbe. Io sono la moglie del signor Cobianchi. Sì, lui l'ha sposata credendo che fosse una brava donna e invece ha scoperto che era una signora di facili costumi. Insomma, una sorta. Non dobbiamo stare qui a precisare tutto. Tu, Coperchio, Cobianchi o come ti chiami, vatti a mettere il pigiamino. E voi due venite con me che poi vi spiego tutto. Su, dai. Marito. Ma non doveva andare dalla mamma? Sì, cioè prima è andato ma poi è tornato. No no no, tu non me la racconti giusta. Scommetto che di là in camera c'è un altro uomo, vuoi vedere? No. Eccomi qua, ho messo il pigiamino e sono tornato elegante, raffinato, sempre alla moda. Stai commettendo un gravissimo errore. Lui è solamente l'amico di mio marito, il signor Bianchi, che è qui con le sue mogli. Le sue mogli? Quali mogli? No, cara, lei mica me la racconta giusta, la mia cara concubina. La prego, signora, mi stia a sentire. Vai, vai. No. Le sue mogli? Sì. Ma quante ne ha, scusi? Stasera tante, un panaro pieno pieno. Adesso vai, e dove vado? Guardi, venga con me, dentro questo catafalco. Ci sono stato anch'io, è spazioso, comodissimo. Però non si fuma e soprattutto attento ai rintocchi. Brutto mascalzone vedente! Adesso andiamo a casa e mi spieghi tutto, fila, forza, dai, andiamo! No, e guarda, mi hanno dato il pigiamino così bello, elegante, raffinato che e adesso non me ne posso mica andare. Gliel'avevo detto, attento ai rintocchi. Mio marito, ciao caro. Assunta, cosa ci fai in questa casa? Ma come? Conosci la moglie del signor Cobianchi? La moglie di chi? Il signor Cobianchi! Assunta, è mia moglie! No, scusa, tu devi farmi sapere cosa ci facevi in quell'orologio. Ma c'era già quando c'era lei? Ma che ne so, ma era così buio là dentro, non lo so! A me è chiaro, è chiarissimo. È chiaro che si tratta di un equivoco, allora. Allora, adesso vi spiego io che cosa è successo. Zitto. È logico, no? È tutto un equivoco, è chiaro, no? Sì, mi meraviglio come anche il signore non se ne sia accorto. Eh sì, l'avrebbe capito anche un bambino. Allora, se è tutto un equivoco, non va chiarito. Se no, che equivoco è? E visto, cara, che questi signori ancora non riescono a chiarire tutti questi equivoci, senti, noi andiamocene a casa perché mi sa che è meglio. Sì, è proprio amico.